Allora, ragazzi, io Christian all'inizio mi ha fatto impazzire quell'uomo lì. Impazzire. Però Christian è veramente una persona di cuore, ragazzi. Quindi, ottimo, dai, dimmi due o tre cose anche te. Ma Anche tu io hai fatto tanta formazione, Cri. sì, tanta formazione, però con metodi sempre molto approssimativi, lo dicevo anche insieme ultimamente, anche se di strada io parlavo adesso con dei ragazzi che non ricordo i nomi, Fabio, uno sta qua e gli diavo un po' di consigli, no, su come approcciare all'eventuale iscrizione. Io, ragazzi, se tornassi indietro di 21 anni, già solo mettendo giù la lista dei contatti passati, noi potevamo campare di rendita, penso tutti quanti stavamo alle Bahamas adesso. Ragazzi giovani come loro, io li invidio, ti dico la verità, perché hanno una fortuna di aver trovato una persona che non è piangeria o volerlo, tanto abbiamo già fatto l'iscrizione al secondo anno, Hai abbiamo già già pagato pagato, tutto, quindi non è che dobbiamo credo. chiedere sconti ulteriori, che tanto non se ne fanno, ma perché non, cioè, non, ragazzi, questo non è un discorso di soldi, cioè, se uno pensa ai 5.000 euro come una spesa, non sta nel posto sbagliato. Cioè, tu devi pensare a quello che lui ti sta dando, che nessuno ti dà, e che poi ti fa capire anche delle. Io con lui ci ho parlato anche di cose personali, Certo. abbiamo affrontato cose di salute, come diceva anche Matteo. Cioè, è una crescita. E poi, ragazzi, io l'ho detto anche a prima a lui, non sta con la mia master, faremo la seconda insieme. Il gruppo che si crea, ragazzi, ha una potenza che voi non avete idea. E perché nelle difficoltà, nel momento in cui tu affronti un percorso con persone che fanno le tue stesse cose, hanno i tuoi stessi obiettivi, cose che in ufficio da voi non avete sicuramente, garantito 100%, e tu ti affronti con gente, professionisti che stanno al tuo stesso livello, o se magari non stanno al tuo stesso livello, tu puoi prendere da loro o puoi dare loro qualcosa. Quindi è un'esperienza che io non vorrei, cioè, se mi dice finisce il secondo anno, non lo so quello che farei. Cioè, lo vorremmo, abbiamo parlato un po' a cena, quindi probabilmente non finirà, ma perché penso che sia una cosa, che è un percorso, stai tranquillo. non te molliamo, ci inchiodiamo qua fuori, te lo dico, ci leghiamo qua fuori. Quindi io lo devo ringraziare perché mi ha aperto un mondo, ma ancora devo fare talmente tante cose che, però so che ho la persona giusta vicino che mi porterà a farle nel modo giusto, quello è sicuro. Grazie mille, Cri. E di grazie a te. Lo dai a Beppe? Oh, ragazzi, Beppe, ciao. Dai, raccontami un po', anche te tanta esperienza, eh? Allora, buonasera a tutti, sono Giuseppe Vicciano Oh, ragazzi, elegante così non l'abbiamo mai visto, sinceri, vero? Non è vero, oggi sono cravatta in più. Ok. E prevalentemente lavoro nella zona di Fiumicino. Io cercherò di andare un po' più nello specifico, per dirvi quello che Simone ci sta dando e che porto dentro di me. Ho iniziato quasi per gioco, perché vedi un video su YouTube, così, smanettando per sbaglio, e veni alla prima live edition, solo. Febbraio, sì. Febbraio io venni solo, poi ho incontrato gli altri miei colleghi anche di Fiumicino qui. Simone, in questo dico purtroppo, poi capirete perché, riesce a coprire il gap tra persone che svolgono questa attività da oltre 20 anni come me, con ragazzi che lo fanno solamente da 2 o 3 anni, e cercherò di motivarlo. Non mi sono iscritto alle master di Simone per problemi di vendite, per problemi di poco fatturato, fortunatamente. C'è stato sempre un buon fatturato, facendolo, come dice Cristian, da oltre 20 anni con la lista clienti, diciamo gli incarichi arrivano. Mi sono iscritto prevalentemente per il disordine mentale, per ciò di cui hai parlato questa mattina, per l'area team, per come impostare l'ufficio, per tutte le tossicità che ci ruotano intorno e che non ero lucido nel vederle e nel toglierle, nel dire sempre sì a tutti. Tutte queste cose, con i mesi, ho scoperto che toglievano tempo da attività che so fare bene, ma a cui dedicavo minor tempo. Quindi un agente immobiliare che segue il suo metodo, che segue il suo imprinting, riesce a coprire quel gap con persone che lo fanno da 20 anni, che hanno dei clienti che però sono ancora basate su un discorso anni 80, anni 90, anni 90 di vendita. E in questo mi sta aiutando tanto. Ho fatto passi da gigante su cose che non credevo, insomma, si potessero fare, e soprattutto ho preso delle decisioni importanti, però queste
sono cose un po' più, un po' più riservate, Simone sa, loro sanno, e è migliorato nettamente tutto il percorso e il cammino. Aggiungo solo un'altra piccola cosa, non voglio togliere tempo agli altri. Simone si è dimostrato una persona aperta, lui è duro, nelle classi comunque sia, se non si sta attenti, se non si partecipa, è una persona che sta lì, fa il professore perché è giusto che sia così. Si è dimostrato aperto verso di noi nell'unico momento in cui forse lui, da professionista qual è, da visionario qual è, forse ci ha chiesto un pizzichino in più. Noi abbiamo ragionato con lui, abbiamo modificato una piccola cosa, e in questo credo che il grazie sia comune da parte di tutta la Master, e abbiamo riconfermato tutto il secondo anno. Grazie mille. Grazie. Lo dai alla Paoletta. Paoletta, 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 from Castelfranco Emilia, è la regina di Castelfranco, no, ragazzi. Assolutamente no. Città nativa, natia anche di il buon Ruggeri. Sì, okay. Ho Davide che mi controlla. Ok, ascolta, dai, raccontaci anche un attimo te, se vuoi darci un feedback. Ma io svolgo l'attività da 26 anni, quindi sono un po', avevo vecchi metodi. Ok. Ho sempre cercato nel corso del tempo di avere delle basi, di trovare un qualcosa per vendere case in maniera diversa. Dico, ci sarà, insomma, un qualcosa di diverso. L'ho beccato, Simone Rossi in un video in Facebook. Ho detto, va bene, mi sta dicendo delle cose interessanti. Poi sono andata su YouTube e ho visto gli altri. Non sei più uscita da lì? No, non sono più uscita. Da YouTube? Purtroppo no. Vedete, è una trappola YouTube. Sì, è una trappola. Guarda. È una trappola che però, attenzione, funziona se dall'altra parte, come credo che sia anche per gli altri, insomma, che sono qui, sì. Funziona se tu dall'altra parte senti che c'è qualcuno che fa il lavoro, ti sta dicendo le cose ma le sa, cioè non è il coach che ti fa formazione e ti dice le cose, e non ha mai fatto quel mestiere lì. Quindi mi sono detta, questo ne sa, aspetta. E per cui sono arrivata al primo incontro e poi insomma si è creato questo gruppo. Ambiente. Ok, oh ascolta, tu hai cominciato a fare gli open house a Castelfranco. Io ho cominciato a fare gli open house a Castelfranco, il primo è stato un trionfo. Perché, almeno per me, insomma, perché abbiamo venduto la casa subito, era una villetta molto carina, in overprice, 15 famiglie, ma soprattutto primo open house, quindi io mi presento, vado a casa di questi clienti, mi chiedono la strategia, io comincio a parlare, poi dico, guardate, io farei con voi, dico, non l'ho mai fatto, sono sincera, dico, farei l'open house, che si svolge così, così e così. Questa persona, il proprietario, mi ha fermato, mi ha detto sì, il Simone Rossi. Io l'ho guardato e ho detto scusi, però mi spieghi. E lui è stato molto gentile. Anche i proprietari si formano. Sì, il proprietario mi dice sa perché volevamo vendere, e quindi io ho cominciato a girare in internet, ho visto sì di Bologna, guardi siamo d'accordo, ho preso l'incarico, abbiamo venduto con somma soddisfazione. Se posso dire ancora due parole senza togliere tempo chiaramente ad altri, vi dico quella che può essere una difficoltà, non so per voi, perché ognuno ha i propri limiti, io i miei, la mia difficoltà nel fare i video. L'ho già detto in un incontro che abbiamo fatto a gennaio, dove eravamo in pochi, perché ho capito che anche altri del nostro gruppo non li stanno ancora facendo, e quindi va bene. Fare i video a me è costato tanto in termini proprio emotivi, perché non mi ci vedevo, non era la mia voce, non ero io, tutta una roba così. Pianto dirotto, chiusa dentro l'ufficio, chiaramente da sola. Poi eravamo sotto Natale, accelero un po', sotto Natale, quindi mando gli auguri nella chat del nostro gruppo, mi risponde, e qua l'ho già ringraziato, ma lo torno a ringraziare, Mauro Chierici, che è l'ultimo là in fondo, quello con le scarpe arancioni. Lui mi risponde e va giù, pari, mi dice, ma che cavolo stai aspettando? Mentre tu aspetti, eccetera, gli altri vanno avanti e fanno. Bene, il giorno dopo torno in ufficio e mi dico, ma cos'è che mi manca? Cos'è che non riesco a fare? Mi sono messa lì da sola sempre a fare i video, quindi ci ho messo un'altra giornata per farne uno. Poi questo più o meno mi piaceva, insomma, dopodiché ho fatto i primi 10 video. Questo signore qua, ultimamente, in vista di una classe che avremo a maggio, ricordo, non più tardi di un mesetto fa, forse anche di meno, ci ha inviato in chat
12 video, no, li dovete fare entro maggio. Bene, quindi anche lì dico adesso bisogna che trovi il tempo. Poi eravamo sotto Pasqua, dico adesso mi metto lì, li ho guardati, dico faccio i video. Allora, come è stato lungo partire, no? È stata una sofferenza partire a dicembre. Io qua ho fatto fra il venerdì e il sabato di Pasqua, non c'era nient'altro in programma. Il venerdì ne ho fatti 2, il sabato ne ho fatti 9. Porca, mi sono stupita. E quindi semplicemente vi volevo riportare questa mia esperienza, perché per me il video è stato superare quello che può essere un mio limite. Tutto qua. Ottimo, grande Paoletta, grande. Ascolta, lo passiamo al principe. Qui abbiamo l'onore di avere un principino. Esagerare. Famiglia reale qui, Viale Scorte. Da quant'è che ti sopporto io a te? Da quant'è che ti sopporto? Da prima che cominciassi a fare il formatore. È vero, forse, è uno di quelli. È vero, è uno di quelli che mi ha detto: oh Simo, comincia a fare il formatore. Colpa sua. Dai, raccontaci un po' la storia e se hai da dare un feedback. Allora, vabbè, come sai, ti seguo veramente 2018, da... 2018. Sì, ti ho cominciato a mandare i primi messaggi. Ok. Perché appunto avevo visto il modo in cui ti stavi differenziando nella tua zona, i risultati che riuscivi ad ottenere. Ok. E mi trovavo in una situazione in cui avevo necessità di fare dei passi in avanti. E infatti, la sai la storia, quando hai lanciato il primo corso sull'open house, era riservato solo alle agenzie Remax. Ah, ok. E riuscì a trafugarlo. Ah, da buon salernitano, ragazzi. Da buon salernitano. Sì, manda il pagamento, l'email al link che era riservato a quelli di Remax. Alla fine mi arrivò, quindi okay. C'era un bug in quel sistema. Okay. E quindi ho cominciato a farlo in una zona comunque molto molto limitata, anche certo, di visioni, di mentalità, perché con papà abbiamo un'agenzia da 2 anni, abbiamo aperto anche a Salerno Centro, okay, che è stata la nostra nuova sfida, il nostro nuovo stimolo per, okay, espanderci, per avere chiaramente una visione, degli stimoli, delle possibilità in più. Però abbiamo l'ufficio storico che ha Bellizzi, che ha aperto papà da circa 30 anni. E quindi ero in una fase in cui avevo voglia comunque di crescere come persona, di offrire ai nostri clienti un servizio superiore, e vedevo i risultati che stavi ottenendo con l'open house. Quindi a partire da quel momento abbiamo iniziato a farli, e questo ci ha permesso di ottenere dei bei risultati, quindi i primi clienti sono rimasti contenti, hanno fatto passaparola tra di, certo, loro, e oggi molti clienti ci associano proprio a questo discorso dell'open house. Vi siete perché posizionati poi è normale bene, che a furia di farlo, certo, persone... no, poi ci dedichi comunque tanta attenzione, siete, sì, bravi, sì, siete bravi, sì, sì, però ci credo molto in questa però metodologia. Tu lo sai dove sei stato più bravo di tutto? In cosa? Tu lo sai. Tu hai uno degli obiettivi più belli. Sì, sì. Tu hai uno degli obiettivi più belli. Per questo ti ringrazio molto. Tu hai uno degli obiettivi più belli. Bravo, così giovane non è facile. Grande.